appunto al sito web. Quindi cominciamo ad andare a vedere l'area riservata. Abbiamo visto le utenze, abbiamo visto come poter accedere. Mi auguro non ci siano problemi. Abbiamo visto come poter configurare la gerarchia di utenti che potranno poi accedere all'area riservata. Andiamo a vedere. Quindi l'area riservata. Giusto una piccola precisazione di massima per quel che riguarda le regole fondamentali della comunicazione, poiché ora che abbiamo appunto compreso come realizzare l'integrazione tra sito e gestionale, quindi come andare ad individuare e codificare le diverse tipologie di utenti, passiamo a vedere nel dettaglio quelle che sono le funzionalità offerte appunto dall'area riservata del sito web o dal sito web, facendo riferimento per semplicità naturalmente agli utenti PaaS, non certo agli utenti creati ad hoc dall'applicazione o tramite la nostra applicazione che nulla hanno avuto a che vedere con il gestionale e anche alla gerarchia creata in automatico alla sincronizzazione. Prima di far questo, però, questa slide riassume bene alcune regole fondamentali da tenere ovviamente sempre ben presenti in merito chiaramente alla comunicazione che poi potrà avvenire tra le varie utenze destinate ad accedere appunto all'area riservata. Le più importanti a questo proposito sono le prime due, e cioè che il livello di comunicazione di un utente, quindi con chi appunto l'utente in esame può o non può comunicare, dipende dal suo gruppo di appartenenza e dalla posizione in cui tale gruppo viene collocato all'interno della struttura gerarchica dei gruppi. È comunque possibile, lo abbiamo visto in precedenza, variare l'impostazione che a default impedisce agli utenti posti ad un livello gerarchico inferiore di comunicare verso singole utenze poste ad un livello gerarchico superiore. Le funzionalità disponibili per un utente dipendono dalla particolare tipologia di utente considerato, quindi un utente non PASCOM, questo è fondamentale, non avrà mai la possibilità di accedere chiaramente ai documenti memorizzati all'interno di DocuVision e quindi all'interno del documentale del gestionale stesso. Bene, passiamo ora al sito web, quindi concentriamoci sul sito web vero e proprio, lasciando per un attimo ovviamente indietro quello che è il backend del sito che abbiamo analizzato sino a questo momento e che torneremo in ogni caso a considerare per vedere come farà modificare e a personalizzare i testi e i messaggi presenti all'interno del sito. Il sito web è suddiviso in due distinte aree, le abbiamo viste velocemente all'inizio di questo corso, le rivediamo nel dettaglio adesso, escludendo naturalmente il backend del sito stesso. Un'area pubblica, accessibile ad un qualsiasi visitatore che può variare a livello grafico, dipendentemente naturalmente da quello che è il modello che andrete a scegliere, e un'area riservata, accessibile alle sole tipologie di utenti di cui abbiamo parlato sino a questo momento. Vediamo quelli che sono i servizi, tra virgolette, offerti dall'area riservata. Quindi, una volta effettuato l'accesso, ci troveremo immediatamente, effettuiamo l'accesso, lo faccio tramite sito, lo potrei fare tranquillamente anche tramite gestionale, essendo un utente, io essendo comunque volendomi loggare, diciamo così, come utente amministratore, lo potrei naturalmente anche fare da gestionale, poi lo vedremo. In ogni caso, mi loggo appunto all'interno del sito con le credenziali di utente amministratore e una volta effettuato l'accesso, perdonatemi, ci troveremo immediatamente all'interno della bacheca. Quindi all'interno dell'area riservata, nella pagina bacheca, dove ci verranno mostrati dei promemoria relativamente al fatto di aver ricevuto nuovi messaggi, di avere certe attività in scadenza per oggi o per domani e relativamente al fatto di avere dei nuovi documenti da leggere. La sezione messaggi vi consente di gestire lo scambio di messaggi con utenti appartenenti alla vostra stessa gerarchia. Vi potete muovere all'interno della bacheca, quindi tramite le varie sezioni, in virtù naturalmente del fatto che vi siano dei nuovi messaggi, dei nuovi documenti, oppure, ovviamente, per muoversi all'interno dell'area riservata, l'avete visto, è presente un menu. Cliccate quindi sulle tre righe orizzontali presenti a fianco del nome della pagina, dell'intestazione della pagina, per potervi muovere all'interno del menu dell'area riservata. Ci portiamo quindi alla sezione messaggi. Sulla base di quello che è stato detto sino a questo momento, i possibili destinatari di un nuovo messaggio dipenderanno poi da quello che l'utente connesso al sito e ovviamente anche da quella che è la sua posizione all'interno della gerarchia. Io mi sono indicato come amministratore, quindi come utente di tipo commercialista. In conseguenza di questo dovrei poter inviare messaggi a tutte le diverse tipologie di utenti PASCOM che possono accedere al sito, sia dunque agli utenti di tipo dipendente che agli utenti di tipo azienda.
Possiamo facilmente verificare questo provando ad inviare un nuovo messaggio. Clicchiamo per questo sul pulsante raffigurante una penna, quindi si aprirà immediatamente la maschera di inserimento del nuovo messaggio. Andremo ad indicare un oggetto per il messaggio e un testo. Eccetera, okay? Quindi un testo naturalmente ed un messaggio, oltre naturalmente ad selezionare poi quelli che dovranno essere i destinatari del messaggio. Per far questo dovremo ovviamente cliccare su Inserisci utente. Si aprirà quindi una maschera all'interno della quale troverò organizzati gerarchicamente tutti i possibili destinatari del mio messaggio. In particolare in rosso verranno evidenziati i vari gruppi utenti. In giallo i singoli utenti di tipo commercialista, cioè gli utenti appartenenti al mio stesso gruppo. In blu i singoli utenti di tipo dipendente e in verde i singoli utenti di tipo azienda. Ecco quindi che ritroviamo nella pratica tutto quello che è stato detto sino a questo momento. Io sono un utente di tipo commercialista, sono quindi a livello più elevato della gerarchia, avrò quindi la possibilità di comunicare sia a livello di gruppi che a livello di singoli utenti con tutte quelle utenze che si trovano ad un livello gerarchico più basso del mio. In più, ho anche la possibilità di comunicare con gli utenti del mio stesso gruppo, quelli di colore arancione. Questo quindi significa che per il gruppo dei commercialisti è stato abilitato anche la comunicazione interna. Lo verifichiamo subito, utenti, gruppi utenti sito. Gruppi, dottore commercialista, modifica, e vedete, notiamo che è abilitata la comunicazione interna. Infatti, all'interno dell'area riservata io posso comunicare anche a livello orizzontale. La comunicazione di solito è gerarchica, quindi ve lo dicevo prima, viene dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, molto bene, ma può essere anche orizzontale. Se io all'interno del mio gruppo ho 200 persone, ho 200 utenti, con loro posso comunicare. Al di là naturalmente del fatto che possa comunicare con tutti quelli che stanno sopra di me, sotto di me, eccetera, ovviamente sì, è un parametro specifico, basta abilitarlo per abilitare anche la comunicazione all'interno dell'utente dello stesso gruppo. Bene, e per poter quindi inviare il messaggio, mi basta semplicemente andare a selezionare il nome dell'utente, il nome dell'azienda che mi interessa. Con il quale mi interessa comunicare, in questo caso appunto un'azienda specifica, altrimenti un gruppo, ciò che voglio o più, contemporaneamente senza alcun problema, un clic sulla piccola spunta per poter naturalmente andare a selezionare il destinatario del messaggio. Bene, ora i due flag presenti nella sezione notifica del messaggio inviato consentono di notificare al destinatario ovviamente l'avvenuto inserimento del messaggio all'interno dell'area riservata via mail o via SMS, a patto che ovviamente il destinatario abbia nella sua anagrafica un indirizzo mail e un numero di cellulare validi. Attenzione al fatto che questa sezione dell'area riservata non è un vero account di posta elettronica, non è un client di posta elettronica, per cui non posso indicare come destinatari del messaggio, utenti diversi da quelli indicati nella sezione utenti che abbiamo visto in precedenza. Quindi il messaggio in sé è un file, ovviamente, che risiede all'interno dei nostri server e che può essere consultato solo dall'interno dell'area riservata del sito stesso. Quindi non potete, in altre parole, scrivere a chiunque va da sé, potete soltanto scrivere a tutte le utenze che abbiamo precedentemente codificato o comunque che abbiamo visto. Come gestire? Scegliendo però di notificare l'inserimento del messaggio via mail ed anche via SMS, avete la possibilità di scegliere se far sì che venga inviato tramite email o tramite SMS, come notifica, perché lo scopo dovrebbe essere quello di notificare l'utenza, l'oggetto del messaggio oppure l'intero testo. Chiaramente, se selezionate testo, il messaggio di fatto uscirà dai nostri server. Venendo quindi pubblicato nel client di posta elettronica o nel telefonino del destinatario. Attenzione al fatto che ovviamente lo scopo di tutto questo è far sì che le utenze possano accedere ad un'area riservata criptata,
in cui appunto consultare in questo caso messaggi, poi vedremo le altre funzionalità. Nel momento in cui il messaggio esce, quindi legando testo, non ci possiamo fare nulla, il messaggio verrà pubblicato in un client di posta elettronica con tutto quello, o in un telefonino con tutto quello che questo comporta. Chiaramente poi parlando del telefonino, attenzione perché se dovesse essere un messaggio molto corposo, oltre tot SMS si passa poi all'MMS con tutto quello che comporta ovviamente ovviamente in termini di costo. Detto questo, va anche specificato che all'interno dei messaggi potranno essere inseriti, ad esempio, dei file o comunque degli allegati, non ci sono problemi, ma se il testo può essere inviato anche come notifica del messaggio stesso in area riservata, l'allegato no. Quindi se allegate qualcosa al messaggio, inevitabilmente questo dovrà essere poi consultato o comunque fruito all'interno dell'area riservata. Non potrà essere inviato tramite posta elettronica o quant'altro. Naturalmente è possibile inviare a se stessi una notifica di lettura del messaggio tramite email sempre o tramite SMS. Tutto qua. Bene. Ora, inviando poi il messaggio, avremo la possibilità di poterlo vedere e naturalmente collegandoci come destinatari anche all'interno della bacheca del destinatario. In questo caso ho inviato un messaggio all'azienda Vini Affini, mi fosse stato inviato dalla Vini Affini, lo vedrei come infatti avviene, vedete, all'interno della mia sezione messaggi in arrivo, che contempla anche la sezione appunto relativa ai messaggi in arrivo, ai messaggi inviati, ai messaggi eliminati, alle eventuali botte di messaggi, quindi messaggi non ancora inoltrati, e null'altro, poi entrando all'interno del messaggio, la possibilità di poter eventualmente rispondere al messaggio stesso, di poterlo inoltrare, di poterlo stampare, di poterlo eliminare. Un po' le funzioni basi di un qualunque client di posta elettronica con le opportune differenze, chiaramente. Portiamoci adesso alla sezione agenda, che consente invece di gestire nelle tre visualizzazioni mensile, settimanale o giornaliera la nostra agenda di appuntamenti, attività o scadenze. All'interno di questa sezione avremo quindi la possibilità di inserire dei nuovi appuntamenti o delle nuove scadenze direttamente all'interno della nostra agenda, sia della nostra agenda che in quella dei utenti collocati ad un livello gerarchico inferiore al nostro. Per inserire una nuova scadenza sarà sufficiente cliccare sul giorno desiderato, in modo quindi da aprire la maschera di inserimento della nuova attività. Dovremo quindi inserire naturalmente un oggetto. Un testo naturalmente per il messaggio e nel suo specifico intervallo temporale, una sua descrizione, intervallo temporale che potrebbe prendere il giorno intero come in questo caso, oppure un intervallo orario specifico all'interno del giorno stesso, una sua descrizione chiaramente un po' come veniva per il messaggio, quindi il testo e ovviamente ancora una volta dovremo andare ad inserire i destinatari dell'attività o della scadenza. I destinatari che si imposta all'interno del tab a fianco di nuova attività, quindi si clicca su stato attività, dove vengono naturalmente mostrati parametri ulteriori che ci permettono di poter stabilire lo stato dell'attività, se pianificata, completata, scaduta, annullata, sono tutti stati che vanno comunque aggiornati ovviamente manualmente e che permettono, con un colpo d'occhio veloce, di poter capire qual è lo stato delle attività all'interno della nostra agenda. Vi è la notifica del cambio di stato, è possibile appunto abilitarla tramite email o tramite SMS verso l'amministratore dell'attività stessa. Vi è la possibilità di poter ovviamente far sì di imputare l'attività ad utenti e gruppi diversi dal nostro. L'agenda, va sempre ricordato, è propria della persona che ne fruisce. Quindi in questo caso l'agenda è la mia, è l'agenda dell'utente admin. Nella mia agenda io posso mettere qualsiasi attività, ma posso anche creare attività che debbano essere effettuate da utenti diverse, facendo poi sì che queste stesse attività siano visualizzate solo nelle agende dell'utente a cui ero destinata, oppure anche nella mia. Per farlo, semplicemente alla sezione utenti e gruppi, non dovrò far altro che andare a selezionare, come già visto in precedenza, un utente o un gruppo, un intero gruppo a cui imputare una determinata attività. Fatto questo,
Mi basterà lasciare attivo il flag attività propria per far sì che l'attività sia visualizzata sia nell'agenda del destinatario che naturalmente nella mia. Se invece si trattasse di un'attività che devo vedere soltanto io e che per ovvie ragioni debba riguardare soltanto me, essendo comunque l'agenda la mia, non ci sono problemi, è sufficiente non inserire alcun tipo di utenza come destinatario, ma lasciando semplicemente attivo il flag attività propria. Abbiamo poi tutte le opzioni relative alla notifica di lettura dell'attività tramite email o tramite SMS. Abbiamo la possibilità di poter far sì che venga inviato un promemoria per l'effettuazione dell'attività all'ora dell'evento, 5, 10, 30 minuti, un'ora prima, oppure un giorno, una settimana, fino ad un mese, inviato tramite email, tramite SMS e anche tramite l'integrazione con Google Calendar, che è possibile abilitare tramite la nostra agenda per far sì che gli appuntamenti inseriti qui nella nostra agenda poi vengano automaticamente riportati anche all'interno di Google Calendar. Fatto questo, salviamo l'attività, l'attività viene naturalmente inserita all'interno della mia agenda e da qui la posso spostare. Dovessi avere l'esigenza di spostarla o dovessi rendermi conto che comunque il giorno è sbagliato, non c'è problema, clicco sull'attività, tengo premuto, mantengo premuto il pulsante sinistro, sposto l'attività dove voglio all'interno dell'agenda, al rilascio verranno cambiati anche tutti i parametri inerenti svolgimento, l'orario e il giorno dell'attività stessa. È inoltre possibile andare a creare delle attività cosiddette ricorsive. Quindi se ad esempio volessimo ricordare al nostro cliente che il 7 di ogni mese dovrà pagare determinati contributi, non ci sarebbe bisogno di inserire questa stessa attività più volte, ma basterebbe semplicemente impostare il parametro relativo alla ripetizione dell'attività in modo corretto. Quindi su ogni mese, ad esempio, decidendo poi le effettive modalità con cui l'attività dovrà essere ripetuta, se in maniera continua, se per 2 o 3 volte soltanto, se ripeterla soltanto fino ad una certa data. Lo stesso vale per ogni giorno, ogni anno, con le relative opzioni. Altrimenti è naturalmente possibile non abilitare la ricorsività, quindi impedire appunto il fatto che l'attività sia ricorsiva. Bene, abbiamo visto come manipolare poi l'attività una volta inserita appunto all'interno della nostra agenda. E volendo, vi dicevo, è possibile fare in modo che le attività vengano anche riportate automaticamente nel calendario di Google. Ovviamente per attivare questa funzionalità è necessario innanzitutto configurare correttamente l'integrazione tra il proprio sito e Google Calendar. Operazione questa che esula però dal sito password di cui stiamo ovviamente parlando e che è esclusivamente a carico dell'amministratore del sito. In ogni caso, nel manuale dell'utente potrete trovare una guida passo passo di ciò che occorre fare per reperire quanto necessario all'integrazione. Bene. Un'altra funzionalità molto interessante è quella che consente di poter condividere l'agenda con altri utenti, oltre che ovviamente di accedere direttamente alle agende di tutti quegli utenti che hanno deciso di condividerla con noi. Cliccando infatti sul pulsantino relativo alla condivisione presente nella barra degli strumenti, verremo immediatamente ricondotti alla relativa maschera di condivisione attraverso cui poter decidere con chi condividere la nostra agenda e con chi permessi, quindi se in lettura, in scrittura o in modifica. Con i permessi di lettura, l'utente avrà naturalmente, l'utente a cui io ho destinato o destinerò la mia agenda avrà naturalmente la possibilità di visionare il dettaglio, ma non potrà apportare nessun tipo di modifica né a livello di contenuti né a livello di fascia oraria, nulla, potrà semplicemente vedere l'attività. Con i permessi di scrittura, l'utente avrà invece la possibilità di visionare il dettaglio delle attività e avrà anche la possibilità eventualmente di poterne inserire di nuove, ma non potrà apportare alcuna modifica a quelle già esistenti. Con i permessi di modifica, invece, l'utente avrà la possibilità di fare quello che vuole con la mia attività, esattamente come se fossi io. Questo per quel che riguarda la condivisione. La sezione Agende condivise in alto consente invece di selezionare l'agenda di uno degli utenti che ha deciso ovviamente di condividerla con noi e di intervenire su di essa con i permessi che ci sono stati assegnati. Quindi un clic sull'agenda di Lavini Affini, io rimango l'utente admin che sta visualizzando
l'agenda della Vini e Affini. Non ricordo con quali permessi ho inserito questa attività, ma se provo ad andare a modificarla, in questo caso io posso, quindi evidentemente ho i permessi di modifica in questa attività. Dovessi invece collegarmi come utente Vini e Affini, e dopo la sincronizzazione le credenziali dovrebbero essersi allineate, quindi diventa appunto Vin. Portandomi alla sezione, oh, perdonatemi, portandomi alla sezione agenda, dovrei poter vedere l'agenda dell'utente admin con i permessi di scrittura. Quindi, in linea di principio, andando a selezionare un'attività e spostandola in un giorno diverso, mi dice che appunto non ho i permessi per eseguire questa azione. Però posso vedere il dettaglio dell'attività e posso aggiungerne una nuova, proprio perché ho i permessi di scrittura. Tutto chiaro, spero. Infine ci portiamo alla sezione documenti. Infine, per quel che riguarda l'area riservata, nel caso ci sono diverse altre cose di cui parlare, comunque consente di gestire lo scambio di generici documenti con utenti appartenenti alla nostra stessa gerarchia. In più, visto che stiamo parlando di utenti PASCO, ci consente anche di andare a pescare determinati documenti appositamente memorizzati in DocuVision e quindi all'interno di PASCO. Sono logato come utente azienda, mi loggo come utente amministratore. Mi porto alla sezione documenti e così ho una vista, un tantinello migliore. Vediamo quindi come gestire lo scambio di documenti generici, poi naturalmente andremo a vedere come fare invece a prelevare dei documenti appositamente memorizzati all'interno di DocuVision. I documenti sono organizzati in cartelle. E questa organizzazione viene visualizzata nella parte sinistra della pagina. Una volta selezionata una cartella, nella parte destra vedrò, verranno visualizzati quindi tutti i documenti presenti all'interno della cartella selezionata, per ovvie ragioni. Quindi, per poter inserire un nuovo documento, dovremo per prima cosa creare una nuova cartella, cliccando sul corrispondente pulsante all'interno della barra degli strumenti. Dovremo quindi dare un nome alla nostra cartella. Non radice di nulla. Ok? Quindi dovremo naturalmente procedere appunto al dargli un nome e selezionare poi gli utenti destinatari della cartella stessa, quindi gli utenti che saranno in grado di vedere questa cartella e i documenti che conterrà. Ancora una volta, i possibili utenti a cui potrò rendere o meno visibile la cartella dipenderanno da quello che è l'utente che sta creando la cartella stessa e della sua posizione all'interno della struttura gerarchica dei gruppi degli utenti che abbiamo visto in precedenza. Io sono un utente di tipo commercialista, quindi sono un amministratore, sono a livello più alto, ho quindi la possibilità di selezionare qualsiasi utente che si trovi ad un livello inferiore al mio. Okay. Una volta selezionato poi l'utente, appunto, inserito all'interno del box di destra, sul suo nome, ancora una volta, cliccando, sarà possibile andare a definire i permessi. Ancora una volta, permessi di lettura, scrittura e modifica, che ormai dovremmo aver capito a cosa servono. Le cartelle create in questo modo vengono definite cartelle di tipo standard, sono cartelle gialle, quindi sono identificate appunto palesemente da un'icona di color giallo. Una volta creata la cartella, sarà poi possibile ovviamente andarne a modificare le proprietà, selezionandola e cliccando sull'icona proprietà nella barra degli strumenti, sarà possibile poi spostare la cartella in una posizione diversa, cliccando in questo caso sul pulsante sposta cartella sempre all'interno della barra degli strumenti, per caricare un nuovo documento generico. Invece, dopo averla selezionata, dovremo ovviamente cliccare sul pulsante carica file non presente all'interno della barra degli strumenti che stavamo analizzando, ma presente ovviamente nel menu di destra, inerente alla cartella stessa. Okay? Dovremo quindi poi selezionare il documento desiderato all'interno del file system, ovviamente del nostro computer, cliccando poi sul pulsante aggiungi per andare ad effettuare l'upload. È altresì possibile creare in blocco un'intera struttura di cartelle e di sottocartelle con eventuali file già presenti, partendo da un archivio compresso precedentemente creato nel vostro PC. Okay? Quindi vi create già la vostra struttura e la importate all'interno di Password, con un semplice clic poi verrà scompattata automaticamente all'interno della sezione.
che stiamo analizzando per visualizzare invece uno dei documenti già eventualmente presenti all'interno di una delle cartelle, abbiamo due possibilità. Possiamo selezionare il documento, poi cliccare ovviamente sul pulsante scarica per effettuare il download, aprendolo poi in locale sul nostro PC. Nel caso invece in cui il documento sia, ad esempio, in un formato standard come il PDF, eccetera, abbiamo la possibilità, cliccando su anteprima, di visualizzare appunto un'anteprima del documento direttamente online, direttamente nel browser, senza ovviamente la necessità di dover scaricare nulla. Credo siano spariti. Bene, oltre alla cartella standard, che abbiamo esaminato sino a questo momento, esistono poi altri due tipi di cartelle. Le cartelle di tipo template, lo vediamo dalla leggenda in alto, identificate da un'icona blu e che potranno essere create e gestite unicamente dagli utenti di tipo commercialista, e le cartelle di tipo azienda. Cartelle queste che verranno create e gestite in automatico dall'applicazione. In particolare, ad ogni sincronizzazione, l'applicazione controllerà se sono presenti degli utenti di tipo azienda e per ciascuno di essi creerà un'apposita cartella, facendo in modo che essa sia poi visibile solo per la relativa azienda e per chi ovviamente è abilitato a gestire quell'azienda. Le cartelle di tipo azienda, lo ripeto, sono identificate dall'icona di color rosso. Cerchiamo adesso di capire a cosa servono e come funzionano invece le cartelle di tipo template. Queste cartelle, che come dicevamo possono essere create solo dagli utenti di tipo commercialista, servono sostanzialmente a creare una struttura di cartelle che verrà poi replicata in automatico per tutti gli utenti di tipo azienda. Un caso d'uso ci aiuta sicuramente a capire meglio questo tipo di discorso. Supponiamo di gestire all'interno della nostra area riservata 50 aziende e di voler creare per ciascuna di queste una cartella contenente le fatture, ad esempio, di quella specifica azienda. Ora, se volessimo fare questo utilizzando le cartelle standard, la procedura sarebbe abbastanza caotica, per usare un eufemismo. Dovremmo infatti creare in maniera manuale 50 cartelle distinte, associando ad ognuna di esse la corretta visibilità e i corretti permessi, correndo poi magari il rischio di sbagliare qualcosa e di far vedere ad altri documenti che sostanzialmente non gli appartengono. Lo stesso risultato invece si può ottenere in modo molto più rapido e senza la possibilità di errore utilizzando le cartelle di tipo azienda e soprattutto le cartelle di tipo template. Vediamo come. Ci portiamo quindi alla sezione documenti, perché anche la sezione che stiamo analizzando è gerarchica, quindi la sezione documenti è la sezione radice di tutto ciò che stiamo osservando. Se ci portiamo all'interno di una cartella, poi ad esempio clicchiamo su nuova cartella, la nuova cartella verrà creata all'interno della cartella in cui siamo, ok? Quindi sempre attenzione al punto in cui si lavora. Ci portiamo alla sezione documenti, clicchiamo su nuova cartella e selezioniamo questa volta il flag, lo vedete subito sotto, prototipo. Quindi gli diamo un nome. Così, vediamo il flag prototipo per andare a creare una cartella di tipo template. Quindi flaghiamo appunto il parametro prototipo. Come vedete, selezionando questo parametro scompare l'elenco di utenti che potranno accedere alla cartella. Diamo quindi un nome appunto alla cartella stessa e poi salviamo. La cartella verrà poi posta in ordine alfabetico, visto che sono l'amministratore e le vedo tutte, verrà posta in ordine alfabetico. Nel punto naturalmente corretto e sarà facilmente identificabile visto chiaramente il colore. Ora abbiamo detto che queste cartelle template ci servono per definire una struttura di cartelle che dovrà essere replicata in automatico per ogni utente di tipo azienda presente all'interno del sito. Andiamo quindi a selezionare la nostra cartella blu e al suo interno creiamo una cartella ulteriore, denominata magari fatture. Perché devo creare una cartella ulteriore? Perché come vi dicevo prima, la questione, diciamo così, è sempre gerarchica. Ci troviamo all'interno di una gerarchia di cartelle e come vedete la cartella blu in questo momento è allo stesso livello di tutte le altre. E cartelle poste allo stesso livello tra loro, esattamente come le utente, non si vedono. Quindi per poter far sì che ciò che sto per fare possa impattare su tutte le altre, è necessario aggiungere una cartella in più. In questo modo, al livello inferiore di ogni singola cartella considerata, verrà aggiunta la cartella che vi interessa. Quindi un clic su Prova cartella blu, un clic su Nuova cartella, questa volta la chiamiamo Fatture.
settembre. E salvi. Al di sotto della mia cartella comparirà appunto la cartella fatture settembre. A questo punto, se andiamo ad aprire una qualunque cartella di tipo azienda, vedremo che al suo interno comparirà effettivamente una cartella denominata fatture settembre, che prima non c'era. Allo stesso modo, dovessi creare all'interno del template una cartella denominata bolle, ecco che comparirebbe sotto fatture anche un'ulteriore cartella denominata bolle. Quindi, è questo per ogni singola azienda considerata. Ok? Capite come in questo modo non vi sia più bisogno di creare manualmente 50 volte la stessa cartella per aziende diverse e non vi è possibilità di errore, perché è l'applicazione che si preoccupa di creare queste cartelle template, assegnandogli già la corretta visibilità e i corretti permessi. Una volta creata la struttura template, sarà eventualmente possibile, cliccando appunto sul template, duplicarla, prima cliccando sulla cartella e poi su copia template. Spero sia chiaro quindi l'utilizzo di questo tipo di cartelle. Servono a creare una struttura di cartelle identica per ogni singola azienda. Ovviamente questa struttura di cartelle dovrà poi contenere file univoci per ogni singola azienda e quelli li dovrete andare ad inserire voi manualmente, chiaramente. Però intanto la struttura viene già creata e non c'è possibilità di errore. Ogni file che andrete ad inserire all'interno delle cartelle create dal template avrà già i corretti permessi. Chiaro? Quindi il template serve a creare una struttura specifica per ogni singola azienda. Se invece volete creare una cartella che da sola, in quanto tale, possa contenere dei documenti visibili da tutti, sarà necessario creare una cartella di tipo giallo. Dovrebbe essere chiaro, visto quello di cui abbiamo parlato sino ad ora, assegnando poi a questa stessa cartella tutto ciò che desiderate, magari tutti i gruppi, tutte le aziende a liquidazione mensile e trimestrale e i due gruppi, anzi non i gruppi dipendenti, il gruppo dipendenti in sé per sé. In questo modo, dovessi andare ad inserire all'interno di questa cartella un documento, ad esempio una circolare, questa cartella verrà automaticamente mostrata a tutte le utenze di tutti i gruppi selezionati in un colpo solo. È l'esatto contrario della cartella template. Quindi per creare una cartella che da sola contenga un documento uno a molti, per così dire, va creata una cartella gialla, predisponendo poi correttamente le utenze al suo interno. Per creare invece una cartella che crei una struttura identica di cartelle per ognuno, in cui però i documenti inseriti dovranno essere univoci per ogni singola azienda considerata, allora dovrete procedere a creare una cartella template. Spero sia chiaro. È semplicemente un'ottima funzionalità, diciamo così. Bene. Eliminiamo adesso la cartella con le sue sottocartelle e vedete, sparisce anche da ogni singola cartella azienda. E ora veniamo a DocuVision, perché ci resta da analizzare il discorso relativo a come fare a consultare e visualizzare all'interno dell'area riservata i documenti appositamente archiviati all'interno di DocuVision e quindi all'interno del gestionale. In questo senso, se andiamo ad aprire una cartella di tipo azienda, corrispondente naturalmente ad un'azienda Fastcom esportata e gestita all'interno del sito, troveremo al suo interno una cartellina chiamata DocuVision con un piccolo lucchetto a fianco. Il lucchetto significa che all'interno di questa cartella noi non potremo né aggiungere sottocartelle né caricare dei nuovi documenti. E questo perché questa cartella sarà gestita in maniera completamente automatica dall'applicazione. Andando infatti ad aprire anche la cartella DocuVision, vedremo che l'applicazione, prima di aprirla, ci pensa un po' di più. Questo perché nel momento in cui andiamo ad aprire questa cartella, il sito, diciamo Password, il nostro programma, va a contattare Fastcom, verifica quali classi di documenti sono state abilitate per poter essere ovviamente gestite all'interno del sito e sulla base di queste informazioni poi che cosa fa? Va a costruire al volo la struttura di sottocartelle che verranno poi visualizzate al di sotto della cartella DocuVision. Nel momento in cui navigando le varie sottocartelle andremo poi a selezionare, ad esempio, uno specifico anno di gestione, l'applicazione contatterà nuovamente il gestionale e preleverà poi tutti i documenti relativi all'anno di gestione selezionato e ovviamente alla classe di documenti selezionata. La cosa importante da capire è che a ciascuna delle cartelle presenti al di sotto della cartella DocuVision, che vedremo tra un attimo, corrisponde
corrisponde una specifica classe documento o una specifica tipologia di documento o ancora uno specifico anno di gestione, opportunamente abilitato in DocuVision per poter essere gestito anche all'interno del sito. Nel caso in cui dunque non riuscissimo a vedere o trovare una specifica classe all'interno dell'area riservata, la prima domanda che dobbiamo porci è se quella specifica classe sia stata o meno abilitata all'interno del gestionale. Come fare quindi in PASCOM a decidere quali classi documento e quali tipologie, quali anni di gestione poter abilitare per poter essere prelevati anche all'interno dell'area riservata del sito web? Il procedimento in sé per sé è molto semplice. Portiamoci in PASCOM e andiamo sul menu Azienda, DocuVision, Impostazioni DocuVision, Classi Documento. Si aprirà il box relativo alle classi documento personalizzate. Clicchiamo quindi sulle classi predefinite per accedere alle classi documento appunto predefinite all'interno del gestionale. Ma lo stesso discorso varrà anche eventualmente per le classi personalizzate. Quindi selezioniamo la specifica classe documento che vogliamo sia abilitata anche all'interno del nostro sito. Prendiamo ad esempio la classe relativa ai dichiarativi e ai versamenti, clicchiamo poi su Pubblicazione e Documenti, che è il parametro che ci consentirà di decidere se abilitare o meno questa classe anche all'interno del sito. È il primo, e cioè Pubblica Documenti, classe 800. E per abilitare la classe per tale documento dovremo semplicemente impostare il flag. Una volta abilitata poi la classe, dovremo decidere quali anni di gestione rendere disponibili sul web e questo lo decideremo dal parametro Considera Documenti, che potrà essere impostato sul valore ultimo anno gestito e precedente o tutti gli anni. Infine, questa particolare tipologia di classe ha al suo interno diverse tipologie di documenti e a ciascuno, diciamo, di questi documenti, lo vedete, potrà corrispondere una specifica cartella poi sul sito. Se vogliamo che questo avvenga, quindi dovremo impostare per prima cosa il parametro dettaglio tipo documento. Okay? E successivamente puoi decidere quale specifica tipologia di documento abilitare poi per la gestione del sito. Questo lo faremo impostando il parametro in corrispondenza di ogni specifica tipologia, ovviamente, con il flag attivo. Null'altro. Chiaramente stiamo parlando di ciò che avviene nel momento in cui stampate i documenti o nel momento in cui li caricate all'interno di DocuVision. All'interno di DocuVision ci sono già delle cartelle, come in questo caso predefinite, dove andare a memorizzare i documenti che acquisite o i documenti che generate all'interno di DocuVision. Quindi vengono stampati automaticamente nelle varie classi predefinite, oppure perché no, potete provvedere a creare delle classi personalizzate a far sì che i vostri documenti finiscano in quelle. Non ha importanza. Per quel che riguarda la gestione del sito e quindi la possibilità da parte delle utenze che al sito si connettono di poter fruire di quegli stessi documenti inseriti nelle classi, sarà necessario che quelle classi siano abilitate. L'abilitazione è semplicissima, ci si porta in PASCOM e è sufficiente flaggare appunto il parametro relativo alla pubblicazione. Né più né meno di questo. A quel punto le classi saranno visibili sul web per le singole aziende. Possiamo facilmente verificare, portandosi sul sito, quello che abbiamo appena impostato. Le classi, come già detto, vengono esportate attraverso una connessione in tempo reale, non alla sincronizzazione. Quindi se io vado ad aprire l'azienda Vini Affini, come in questo caso vedete, sotto DocuVision a default non c'è nulla, perché non è stato alla sincronizzazione che ho importato le classi, ma appunto le andrò ad importare sul web tramite una connessione in tempo reale con il gestionale, che avviene quando? Avviene quando cliccate sulla cartellina. Viene aperta una connessione, lo vedete, real time con il gestionale e se non ci si trova su di una videata bloccante e se non ci sono altri tipi di problematiche legate alla connessione, vengono poi correttamente importate le classi che si è naturalmente predisposte dal gestionale ad essere esportate sul web. Ok? Ovviamente per questo è imprescindibile che la connessione sia attiva, che il gestionale sia raggiungibile e che ovviamente le impostazioni siano corrette. In questo senso, lo ripeto, non si tratta di una sincronizzazione, perché non avviene la sincronizzazione questo tipo di
importazione, però la sincronizzazione è un ottimo metodo per capire se la connessione funziona correttamente. Poiché è vero, lo ripeto, che la sincronizzazione non è coinvolta nell'esportazione delle classi, ma è anche vero che se essa non va a buon fine, significa che il sito e il gestionale non sono collegati correttamente o comunque ci sono dei problemi. E quegli stessi problemi poi andranno inevitabilmente ad inibire anche la visualizzazione delle classi sul sito. È inoltre importante capire che PassWeb si collega a Passcom come un utente, quindi con le credenziali amministrative. Se quindi qualche utente si ritrovasse a non vedere nulla cliccando sulla cartella DocuVision, pur essendo tutti i parametri impostati correttamente, la causa principale sarà da ricondursi al fatto che qualcuno lato Passcom si trovi su di una videata bloccante, il che fa sì che Passcom escluda qualsiasi altra connessione, compresa quella di password. Poi, naturalmente, dopo qualche minuto tutto dovrebbe tornare correttamente fruibile. Quindi mi porto in questo caso sulla classe dichiarativi e versamenti, vedete? Le operazioni contabili vengono aperte tutte le sottocartelle relative o agli anni di gestione o alle eventuali sottoclassi gestite, questo dipende da classe a classe, o anche le stampe fiscali. Un clic ulteriore sull'anno di gestione, in questo caso va ad aprire un'ulteriore connessione con il gestionale, volta a riportare sul sito, se presenti, i documenti all'interno della classe. Se non ci sono documenti, ovviamente, è perché all'interno della classe, con ogni probabilità, anche sul gestionale, documenti non ce ne sono. Quindi c'è stato un piccolo errore o nella stampa, o nell'imputazione del documento stesso, appunto in fase di o di stampa o di creazione. È un qualcosa di normale, anche perché se tutto è andato a buon fine, se tutta la struttura che vedete viene correttamente mostrata, è piuttosto improbabile che poi non venga mostrato il documento per un errore del sito. Ovviamente la connessione c'è, quindi se un documento c'è, viene mostrato. Vi invito cortesemente nel caso a verificare sul gestionale la presenza o meno reale del documento nella classe specifica. Vi dicevo che può tranquillamente accadere, non è affatto improbabile, che nel momento in cui un'utenza si trovi su di una videata bloccante, come può essere ad esempio l'anagrafica azienda, nel momento in cui dovessimo tentare di prelevare i documenti da DocuVision, potrebbe accadere questo. Viene aperta, come vedete, la connessione in tempo reale con il gestionale di cui stavamo parlando, al termine della quale però non succede assolutamente niente, le classi non ci sono, non vengono prelevate, non è necessario allarmarsi, anche perché, lo ripeto, riportate un istante all'interno dei parametri di sincronizzazione, verificate che tutto sia andato a buon fine, vedete, la sincronizzazione si è completata correttamente, quindi comunque la connessione c'è, è attiva. O l'ultima sincronizzazione effettuata ha dimostrato che la connessione funzionava bene. Quindi, con ogni probabilità, il fatto che non vengano riportate le classi in tempo reale non dipende da un errore, ma dipende dal fatto che qualcuno sul gestionale si trovi su di una videata bloccante e, come qualunque altro utente, o come è normale nell'operatività Passcom, si viene esclusi. È normale in questo caso. È sufficiente attendere qualche minuto, di solito non si rimane su di una videata per più di tanto tempo. È sufficiente poi appunto far sì che non sia più una videata bloccante ad essere occupata. Esco e rientro perché altrimenti la sessione rimane aperta e non tenta neanche più la connessione. Ritorno alla sezione documenti, riapro la mia azienda, riapro la cartellina DocuVision, viene nuovamente ritentata la connessione e questa volta vedete le classi tornano ad essere presenti. Bene, spero sia tutto chiaro anche in questo caso, magari leggo qualche domandina se c'è. No, attualmente non è condivisibile l'agenda con il calendario di Outlook, ma solo con Google Calendar. Poi vedremo di implementare in futuro eventualmente nuove condivisioni.
Non mi è chiaro l'errore, adesso magari facciamo così. Non posso verificare da qui determinate problematiche, non sono nel mio ufficio, sono all'interno dell'aula corsi ovviamente, quindi non ponetemi domande relative a problematiche relative al funzionamento del sito che invece richiederebbero magari una segnalazione, vi chiedo la cortesia. Non riesco da qui in ogni caso. Quindi poi magari diamo un'occhiata, anche perché poi non mi è ben chiara tra l'altro la problematica, quindi chiederei ulteriori delucidazioni. Purtroppo non ho il tempo di ricapire e elaborare in questo momento, magari appunto problematiche che possono riguardare il sito, il funzionamento in generale di Password, se vi sono. Non posso fare verifiche da qui, chiedo scusa. E comunque non è questa la sede per fare ovviamente verifiche, si tratta di un corso, quindi chiederei la cortesia di aprire una segnalazione. Bene, per concludere il discorso relativo all'area riservata, ci resta da analizzare la sezione relativa agli strumenti, o comunque sia anche la modifica del profilo, che molto semplicemente consente all'utente di impostare e modificare alcuni dei suoi dati, in particolare l'indirizzo mail, magari il numero di cellulare, che sono fondamentali per ricevere le varie notifiche via mail o via SMS. Inoltre, per i soli utenti di tipo commercialista, poi lo vedremo, è possibile lanciare una sincronizzazione. Questa opzione non è visibile a tutte le altre utenze. Per quel che riguarda poi le opzioni dell'area riservata, lo vedete, potete scegliere di poter modificare, diciamo così, il tema grafico per quel che riguarda l'area riservata stessa, quindi andando a modificare appunto i colori dell'area riservata. Null'altro. Bene. Passiamo ad affrontare l'ultima parte del corso, quindi andiamo a vedere come poter modificare i testi e le immagini una volta che naturalmente vi sarà stato consegnato il sito in modo molto semplice. Torniamo quindi all'interno del backend. Quindi vediamo come poter procedere alla modifica dei componenti del sito che siete effettivamente abilitati a modificare. Portiamoci quindi nuovamente all'interno del wizard di Password, come abbiamo già visto in precedenza. Non appena digitate le credenziali, verrà visualizzata ovviamente la dashboard, come già visto in passato. Ricostruiamola, esatto, l'operatività standard, dalla quale poi poter accedere alla sezione relativa al live editing, ovvero la sezione preposta alle modifiche inerenti il layout grafico del sito, quindi l'area di lavoro sulla quale si andrà ad operare. In questo caso sarà il sito vero e proprio, così come viene visualizzato realmente online, e qualsiasi modifica effettuata andrà immediatamente ad impattare su quanto visualizzato da parte degli utenti nel momento in cui dovessero visitare il sito. L'area di lavoro, quindi, proprio come il sito vero e proprio, rappresenta le pagine che andranno poi ad aprirsi in virtù di quella che sarà eventualmente la voce di menu selezionata o in ogni caso la navigazione standard. Quindi sarà il vero e proprio sito, quello che vedete. In alto, come già visto, è presente il menu del live editing. A destra è sempre presente la barra principale del wizard. In precedenza abbiamo visto come configurare la gerarchia di utenti e le impostazioni del sito attraverso le rispettive voci di menu. Ora è importante configurare anche l'account di posta elettronica relativo all'amministratore del sito e inserire i dati dell'eventuale account su smshosting.it per ricevere le notifiche. Normalmente, eccezione fatta per SMS hosting, questi dati sono già inseriti nel momento in cui il sito fondamentalmente viene consegnato. In ogni caso, cliccando sulla freccia e comunque cliccando su post SMS, perdonatemi, si avrà la possibilità di modificare quanto necessario appunto in merito a mail ed SMS. Tra l'altro, alla sezione Configurazione server di posta avrete la possibilità di immettere liberamente i dati relativi ad un eventuale server esterno a Passepartout. Cosa non, o per nulla superficiale o comunque argomento tutt'altro che banale questo, perché si tratta in realtà di un qualcosa che invitiamo caldamente a fare. Il server a default con cui vi viene consegnato il sito è naturalmente il server interno, ma il server interno, il nostro server interno di Passepartout, con l'utilizzo di tale server può creare qualche problema ed è normale, è fisiologico. L'email che andrete ad inserire infatti in alto, quella relativa all'amministratore del sito,
E anche l'email che poi verrà usata per eventuali comunicazioni da parte del sito stesso, per la gestione dei messaggi in area riservata e l'invio delle email. Ma non verrà utilizzata la vostra email perché non abbiamo i dati di accesso al vostro account di posta elettronica o comunque al vostro server. Abbiamo gli account soltanto del server interno, appunto. Quindi che cosa accade? Le mail vengono sempre inviate da Passepartout, ma il mittente risulta essere un altro, quale è quello che inserirete all'interno dei parametri del campo email subito sopra. Pertanto vi invitiamo caldamente, onde evitare problematiche che possono intercorrere con determinati client di posta elettronica che rifiutano di fatto mail che arrivano da un mittente diverso o da un mittente che sembra essere diverso rispetto a quello dichiarato. Per evitare questo tipo di problemi, vi invitiamo caldamente ad impostare il server esterno di posta elettronica, quindi andando ad immettere all'interno dei parametri relativi al server esterno i dati del server di posta elettronica che utilizzate. Sono dati che potete reperire con estrema facilità. In questo modo tutte le email inviate dal sito verranno proprio inviate dal vostro account, sostanzialmente, in modo da poter risolvere quindi molte problematiche o prevenirle, perché no? Non è un qualcosa che dipende da Passepartout, questo va chiarito, è fisiologico nel funzionamento stesso del sistema. Quindi vi invitiamo, se un tempo questo non rappresentava un problema, oggi lo può rappresentare, quindi vi invitiamo caldamente ad immettere appunto il server esterno. Bene, tornando al live editing, la barra del menu del live editing in alto, perché non appena avuto accesso al live editing si aprirà appunto la barra come visto in precedenza, vi consentirà di richiamare il site editor, e quindi tramite la matitina, di poter accedere eventualmente alla gestione delle pagine, di poter accedere alla gestione dei temi, alla gestione dei componenti, di verificare quali componenti si è effettivamente abilitati a poter modificare all'interno del sito attraverso la puntina. In ogni caso, una volta entrati all'interno del live editing, dovrete per prima cosa cliccare sul pulsante Componenti, che è il pulsantino rappresentato dall'iconcina a forma di puzzle, e poi portarvi col mouse sul componente che desiderate modificare. Una volta cliccato infatti sull'iconcina a forma appunto di puzzle, passando il mouse sul sito web, vedete, andranno poi ad evidenziarsi diverse aree modificabili alle quali potrete naturalmente avere accesso per modificare il contenuto. Quindi selezionate ad esempio il componente contenitore che vedete, entrate al suo interno attraverso l'iconcina Accedi ai componenti interni, che dovreste vedere, che sicuramente vedrete. Una volta avuto accesso al componente interno, cliccate poi ancora una volta sull'iconcina relativa all'accesso al componente interno perché vi troverete all'interno di un contenitore griglia. Ancora una volta per l'accesso ai componenti interni sul contenitore colonna, sino ad arrivare al componente finale, e cioè al componente paragrafo. Vedete, non c'è più la freccina relativa all'accesso ai componenti interni e quindi ciò che vi rimane da fare è semplicemente procedere quindi alla modifica del componente considerato, che è anche l'unica cosa che poi davvero è importante. Un clic sulla matitina e quindi sulla prima iconcina vi permette di entrare nelle opzioni di modifica del componente, permettendovi quindi di poter editare, in questo caso, il paragrafo. Ok, per quel che riguarda le opzioni relative al componente, non dovete modificare nulla, non toccate il nome, non ce n'è alcun bisogno, non toccate il fatto che sia pubblicato o meno, anche in questo caso non ce n'è alcun bisogno, se volete lo potete comunque spubblicare, quindi facendo sì che il componente non sia più pubblicato e più presumibilmente dovrete appunto andare a modificare il contenuto senza andare a toccare altro. Quindi è molto più probabile che il vostro unico interesse sia questo. Quindi andate a modificare il numero di telefono, ad esempio, inserito all'interno delle opzioni relative al contenuto che, come vedete, vanno a replicare, diciamo così, gran parte delle opzioni disponibili in un qualunque editor di testo, in questo caso si tratta di un editor HTML. Non c'è nulla di complesso in quello che vedete, una sola raccomandazione. Nel momento in cui andate ad immettere nuovi paragrafi all'interno del nuovo, comunque il nuovo testo, nuovo contenuto, diciamo così, all'interno del sito web, vi chiederei la cortesia di ripulire sempre
il testo stesso da qualunque tipo di formattazione precedente. Quindi il consiglio è sempre quello o di passare dal blocco a note prima, copiando e incollando il testo all'interno del blocco a note per poi incollarlo all'interno del sito web, oppure più semplicemente nel momento in cui appunto la necessità di modificare il paragrafo, entrate all'interno delle opzioni relative al paragrafo e cliccate sulle tre iconcine relative alle tre differenti modalità di opzioni relative appunto alla possibilità di incollare i testi da fonti esterne. Quindi l'incolla standard, l'incolla come testo semplice, o nel caso in cui il testo dovesse provenire da un file Word, incolla da Word. Questo farà perdere al testo ogni formattazione, permettendo quindi al testo stesso di assimilare la formattazione preimpostata all'interno del sito ed impedire a voi di fare qualunque tipo di danno. Perché altrimenti poi i testi portano con loro, e questo è fisiologico, ancora una volta, è parte del funzionamento dell'HTML, quindi porta con sé magari del codice o comunque sia appunto la formattazione, la propria formattazione originale, se magari prelevato da un sito diverso, da un file Word, eccetera, che può andare ovviamente ad influire in qualche modo, ad impattare negativamente sulla resa grafica del sito. Quindi ripetiamo i passaggi: per modificare qualunque tipo di testo, voi siete abilitati a modificare il logo del commercialista, quindi la dicitura, i testi relativi all'indirizzo, chiaramente al numero di telefono e alla vostra email. Ovviamente siete abilitati alla modifica di tutti i testi segnaposto, diciamo così, inseriti all'interno del sito, quindi il falso latino e quindi un eventuale slogan, eccetera, da poter immettere o anche da poter cancellare, questo dipende tranquillamente da voi. E siete naturalmente abilitati alla modifica dei testi relativi a chi siamo e al vostro team. Non potete toccare in alcun modo le opzioni del form, né tantomeno le opzioni per l'accesso all'area riservata o i link eventualmente presenti all'interno della pagina stessa. Il discorso fatto per la testa del sito vale naturalmente anche per il piede. Siete abilitati alla modifica di questi parametri. Per poterli modificare, ancora una volta, vi portate all'interno del live editing, quindi partite dalla dashboard, ad esempio, okay, una volta avuto accesso al sito. Cliccate sul live editing, vi portate all'interno del live editing, un clic sull'iconcina raffigurante il puzzle per andare ad evidenziare i componenti del sito. Chiaramente il sito è responsivo, quindi si adatta alla periferica che chiama, quindi del telefonino piuttosto che il tablet, eccetera, eccetera. Per farlo viene utilizzato, detta proprio in due parole, viene utilizzato un po' una tecnologia, diciamo così, basata su contenitori e componenti, o semplificando, viene utilizzato un po' un gioco di scatole cinesi per riuscire a contenere tutti i contenuti del sito, facendo sì che poi possano adattarsi alla periferica con la quale si visualizza il sito, okay? Senza entrare in tecnicismi inutili. Questo gioco di scatole cinesi, diciamo così, si attua attraverso contenitori e componenti. Contenitori, in questo caso, vedete, è palese, si tratta proprio di componente contenitore, quello in cui dovrete poi accedere, quello a cui dovrete accedere. Contenitore trasparente che serve a organizzare e gestire gli spazi dei contenuti. Ecco perché vi chiediamo la cortesia di entrare in tanti contenitori prima di arrivare al punto, ma non è, quindi a ciò che dovete modificare, ma non è difficile. Vi basta semplicemente rispettare questa regola. Finché vedete questa freccina, continuate a cliccarla. Okay. Quindi il vostro obiettivo è modificare il logo dello studio, l'intestazione dello studio commercialista. Un clic nel primo componente che vi viene proposto ad accedere ai componenti interni, poi vi portate sempre più vicino a ciò che dovete modificare. In questo caso è ancora una volta l'intestazione del commercialista, dello studio commercialista. Vi è un contenitore, in questo caso chiamato contenitore griglia. Ignorate il come si chiami, cliccate ancora una volta all'interno. È ancora presente, vedete, la freccina in quel che riguarda in quello che viene definito, perdonatemi, il contenitore colonna. Cliccate ancora fino ad arrivare al paragrafo. Vedete, la freccina non c'è più. Siete arrivati. A questo punto, un clic sulla matitina per modificarne i contenuti.
Si tratta naturalmente di un link e quindi inevitabilmente io ho passato il. Ho rovinato, diciamo, il link stesso, ma non ha. Mi è andato ad impostare comunque le varie opzioni. Ok, cambiando facilmente poi appunto il nome. E portiamoci magari su un componente diverso, attenzione perché si tratta di un link in questo caso, quindi dovete semplicemente rispettare il fatto che rimanga anche un link, nulla di complesso. Ci portiamo sul contenitore relativo magari allo slogan, ancora una volta finché vedete la freccina, entrate al suo interno, sino ad arrivare al paragrafo relativo appunto allo slogan. In questo caso non ci sono assolutamente link, quindi modificarlo è semplicemente relativo al stare attenti al maiuscolo. Per poi modificare facilmente i testi contenuti all'interno del sito stesso. Bene, direi non ci sia null'altro da aggiungere, non c'è nulla di complesso. In ogni caso c'è un piccolo video, il cui link lo trovate all'interno dell'email che vi è stata consegnata nel momento in cui, che vi è stata, perdonatemi, notificata al momento della consegna del sito, in cui appunto viene elencato, viene mostrato come modificare facilmente i testi del sito fornito default con l'installazione. Bene. Siamo alla fase conclusiva del nostro corso, vediamo qualche piccola opzione relativa a ciò che potete comunque modificare al di là della grafica e al di là delle impostazioni relative agli utenti e ai gruppi che abbiamo appunto visto. Si tratta di configurazioni un po' particolari, magari anche relativamente complesse, quindi vi chiedo la pazienza appunto di capire che gran parte delle opzioni, trattandosi di opzioni tecniche relative al sito e magari che possono riguardare l'indicizzazione o la gestione in generale, se troppo complesse, non vi preoccupate, potete anche non impostarle e ignorare ciò che sto dicendo, però in ogni caso vale la pena un istante soffermarci su quelle che sono le opzioni presenti all'interno della sezione preferenze e non solo, anche prima magari a quelle che sono le opzioni relative alla vostra stessa utente, in realtà appunto il profilo utente. Quindi partiamo dal vedere le voci che non abbiamo sostanzialmente visto sino a questo momento. Quindi la maschera, profilo utente, presente accessibile dal live editing, aprendo fondamentalmente una qualunque voce, cliccando poi sull'icona raffigurante uno meno stilizzato, vi consente di andare ad impostare o variare quelli che sono i principali parametri di accesso al wizard, tra cui soprattutto e ovviamente le credenziali di accesso appunto al backend di password. Quindi se dovete modificare o avete la necessità di modificare le credenziali con cui accedete al wizard con il vostro utente, accedete non all'area riservata, ripeto, ma al wizard, da dove siamo in questo momento, un clic sul profilo utente. La voce di profilo utente è sempre accessibile da qualunque voce di menu password, è sufficiente cliccare su profilo utente appunto in alto nella barra menu. Vi è anche la possibilità di accedere direttamente dalla sezione utenti password, ma è molto più semplice direttamente agire appunto dalla sezione profilo utente in alto per modificare le opzioni. Passiamo poi alla sezione sito, preferenze, perché oltre alla sezione profilo utente possiamo trovare altri importanti parametri di configurazione del nostro sito direttamente alla sezione preferenze accessibile appunto dalla voce di menu principale relativa al sito. La sezione preferenze si divide in quattro sezioni. La prima, la sezione configurazione, consente di stabilire alcune funzioni accessorie, tra cui il poter porre il sito in lavorazione, ad esempio. Selezionando il corrispondente parametro e ponendo quindi il sito in questo particolare stato, come risultato otterremo che l'intero sito ovviamente non sarà più visibile e al suo posto verrà naturalmente mostrata la pagina relativa ai lavori in corso. E
Il campo poi subito sotto relativo al logo dell'area riservata e il sito in lavorazione vi permette di caricare un'immagine che verrà poi visualizzata tanto nell'area riservata quanto la pagina relativa al sito in lavorazione. Le opzioni inerenti allo smooth scrolling consentono invece di abilitare per il nostro sito un effetto JavaScript che consente uno scorrimento dolce della pagina web, ma è un qualcosa che nel sito fornito a default con l'installazione comunque non vi servirà assolutamente a nulla, sarà poi possibile impostare l'icona che verrà utilizzata come favicon del sito, che verrà quindi visualizzata nella barra degli indirizzi del browser accanto al nome del sito, passo in alto. Bene, impostare i parametri principali di configurazione dell'area riservata è estremamente semplice, quindi il tema grafico, ad esempio, è la visualizzazione del menu, l'abilitazione e la disabilitazione delle singole voci che vanno poi a comporre l'area riservata sarà possibile tramite la sezione omonima e potrete anche modificare poi l'URL assoluto dell'home page che vi consente ad esempio di definire l'URL di collegamento da associare all'icona home presente all'interno dell'area riservata. Bene, alla sezione SEO, subito a fianco, avrete la possibilità di impostare le opzioni relative all'indicizzazione del sito. Ad esempio, la sezione nome del sito e configurazione del tag title vi permette di impostare la struttura che dovrà essere utilizzata per generare il title delle diverse tipologie di pagina presenti all'interno del sito. Diciamo semplicemente che la scelta del titolo di una pagina web è di fatto il primo importante passo per quel che riguarda un buon posizionamento della pagina sui motori di ricerca. Il titolo di una pagina corrisponde a quanto presente nel codice della pagina stessa all'interno del tag HTML title e comunica gli argomenti della pagina sia agli utenti che ai motori di ricerca. Si tratta di valori molto importanti, ma anche abbastanza tecnici, e che è necessario siano impostati da chissà ovviamente di cosa si sta parlando. Non è oggetto del corso parlare di come indicizzare un sito al meglio, essendo un'argomentazione riguardante poi tecnicismi che esulano al nostro ambiente di sviluppo, quindi l'ambiente di sviluppo di password, il nostro CMS, e che bene, ovviamente siano impostati da chissà di che cosa si parla, quindi da utenze esperte. La sezione permalink può essere ignorata, vista la particolare tipologia di sito di cui stiamo parlando, così come del resto anche la sezione relativa agli alias. Il parametro per la gestione dei social tag, dei social media tag, vi permette di integrare nelle pagine il protocollo OpenGraph, che è uno standard introdotto da Facebook per condividere i contenuti di una pagina. La sezione Sitemap, pagine e sitemap, vedete CMS, vi consente di impostare un valore di default per i parametri di generazione della sitemap del sito in relazione alle diverse tipologie di pagina che andrete ad utilizzare e che in questo caso, ancora una volta, visto che il sito è un one page, quindi ha la sola pagina disponibile per il sito. In un sito normale si tratterebbe di pagine generiche o comunque nella versione free, l'unica pagina fornita appunto a default con l'installazione. Si tratta ancora una volta di valori un po' tecnici, sempre riferiti appunto all'indicizzazione, quindi quali la possibilità nel caso specifico di decidere se la particolare tipologia di pagina dovrà o meno essere inclusa nella sitemap. Oppure la possibilità di impostare il valore del campo della sitemap relativo alla frequenza di aggiornamento dei contenuti della pagina stessa e infine il valore relativo alla priorità, assegnata ai contenuti della pagina. Se nessuna di queste impostazioni dovesse essere impostata, ovviamente verranno, presi i valori di default. In questa sezione quindi sono presenti funzionalità relative a chi magari intendendosi di SEO ora sa come immetterlo, che saranno utili a coloro a cui eventualmente vi potrete rivolgere sempre in merito all'indicizzazione. Va precisato che i campi presenti in questa pagina, così come in altre sezioni, sono relativi in generale ad ogni sito che può essere creato con il nostro programma, non sono specifiche del sito one page, contenente solo le informazioni essenziali, ovviamente il pannello dell'area riservata, quindi fornito a default, con l'installazione password, ovviamente. In ogni caso, sono opzioni che potrete comunque utilizzare. È inutile, ad esempio, la sitemap del CMS, poiché nel sito fornito a default non è previsto il poter immettere appunto news tramite il nostro sistema centralizzato. Bene, alla sezione integrazioni
Ancora una volta sono raggruppati i campi piuttosto tecnici inerenti chiavi API dei principali servizi terzi con cui Password può integrarsi, tra cui anche Google Analytics per attivare il monitoraggio del sito da parte dell'omonimo servizio Google, anche Google Calendar per poter abilitare l'integrazione tra l'agenda e l'area riservata del sito. Anche in questo caso va precisato che si tratta di opzioni e tecnicismi che devono essere impostati ovviamente da chi conosce e che, lo preciso, nuovamente esulano fondamentalmente dal nostro ambiente di sviluppo nello specifico. Infine, alla sezione social media è possibile integrare Password con alcuni dei principali social media. Il fine in questo caso è quello di gestire il protocollo Open Authorization, che è il protocollo Open Graph, o per capirci il flag che abbiamo visto in precedenza alla sezione SEO inerente ai social media tag. Ne parleremo in maniera più approfondita, o perlomeno normalmente se ne parla in maniera più approfondita, perdonatemi, al corso relativo all'e-commerce, visto che questi campi nascono anche per gestire il protocollo Open Authorization, al fine di far sì che le utenze possano autenticarsi e registrarsi sul sito e-commerce usando le credenziali d'accesso di uno dei vari social gestiti, quindi cosa che non ci riguarda. I campi sono presenti perché naturalmente il CMS è fondamentalmente unico. Quindi molte opzioni sono disabilitate per quel che riguarda naturalmente la vostra particolare utenza e il sito potente default con l'installazione, diciamo così, ma molte altre sono presenti. Quindi anche se non è necessario utilizzarle, è bene comunque parlarne e dirvi che non servono a nulla nel vostro caso. Ripeto, poi non succede nulla e anche cliccando nel punto sbagliato, tanto sono comunque opzioni non presenti, però vale la pena comunque magari appunto parlarne. Bene, e subito sotto la sezione preferenze è possibile importare dei file all'interno della root del vostro sito. Quindi è possibile caricare appunto dei file nella root, ad esempio utili per caricare dei file robot, ancora una volta un tecnicismo per chi sa di che cosa si parli, che sono file, diciamo, semplificando, in grado di indirizzare l'indicizzazione del sito attraverso la discriminazione dei suoi stessi contenuti. Quindi all'interno di un file robot io posso dire a Google, tra i più noti, cosa indicizzare e che cosa no all'interno del mio sito. Quindi togliere anche delle informazioni da indicizzare in modo da ottimizzare le informazioni che desidero siano ovviamente indicizzate. Non solo, Password crea in modo totalmente automatico anche la sitemap del sito web, visionabile con estrema facilità immettendo l'URL del sito e facendolo seguire da slash sitemap.xml. Per poter vedere facilmente la sitemap che viene appunto generata in automatico. Se vi fosse in ogni caso la necessità di caricare una sitemap personalizzata, non dovreste far altro che crearla, magari partendo da quella generata in automatico, per poi appunto caricare anch'essa all'interno della root del sito. La sezione testi e messaggi del sito, eccoci qua, vi consente di personalizzare alcuni dei testi e delle etichette associate ai vari componenti che potranno essere, anzi che sono, inseriti all'interno del sito. E, ad esempio, i testi a default che compaiono o il testo a default che compare in caso di errore nell'inserimento delle credenziali. È un qualcosa di abbastanza comune. Se voleste modificarlo, non dovreste far altro che portarvi all'interno della sezione testi dei componenti, portarvi all'interno della sezione login, modifica testi, andando poi a, vedete, modificare quello che è il testo del messaggio d'errore, molto semplicemente. Infine, un'altra sezione particolarmente importante, ne abbiamo già parlato, lo ripeto ancora una volta, è quella relativa ai parametri di post SMS, all'interno della quale andrete a definire quello che dovrà essere chiaramente l'indirizzo che verrà utilizzato dal sito per le varie comunicazioni tramite email che dal sito stesso potranno avvenire. Ovviamente vi permette anche di poter immettere il server di posta, di poter configurare il server di posta esterno, cosa che vi raccomandiamo di fare.
È anche possibile, dalla sezione configurazione SMS, immettere nome utente e password forniti da, o perlomeno gli stessi inseriti in fase di registrazione al sito SMS hosting per poter fruire appunto degli SMS. Sempre nella sezione post SMS è possibile anche, da parte vostra, verificare in ogni momento quelli che sono i log delle email, quindi tutte le email inviate da sito, fondamentalmente. E quindi potendo accedere alle mail di sincronizzazione e a tutte le altre email eventualmente inviate, potendo verificare anche lo stato e naturalmente il contenuto. Vediamo se ci sono altre domande. Dicevamo, non è possibile accedere tramite Outlook, è possibile accedere dal programma Pascal. E sì, lo dicevamo prima. È sufficiente entrare all'interno del vostro. Ne abbiamo parlato quando ho parlato delle utenti, quindi è possibile accedere per quel che riguarda gli utenti che hanno accesso naturalmente all'installazione Pascom anche tramite il gestionale. Queste stesse utenze dovranno accedere al sito o tramite sito web digitando le credenziali che normalmente utilizzano per accedere tramite iDesk, oppure una volta avuto accesso al sito Pascom sarà sufficiente per loro cliccare sul pulsante Azienda, sito web del commercialista, per essere immediatamente ridirette all'interno dell'area riservata, già loggate con l'utente inserito in fase di connessione, in fase di accesso al gestionale Pascom. Molto semplicemente. Quindi mi raccomando, azienda, sito web del commercialista. E per chiudere e mandare un avviso, non lo si può fare naturalmente dal sito, ma dal gestionale sì, quindi dall'amministrazione del gestionale sì, potete avvisare le utenze tramite le funzionalità tipiche dell'iDesk. Comunque non è un qualcosa che riguarda il sito. La directory per accedere al sito web, l'indirizzo, quindi l'URL, vi viene fornito nel momento in cui il sito viene creato. In questo caso, nel mio caso, ovviamente il sito di prova è commercialista12.password.it, voi dovreste avere ovviamente nel momento in cui lo create, verrà generato un URL corrispondente a vostro sito.password.it, che poi potrete tranquillamente provvedere a modificare se volete, acquistando in via totalmente. Quindi non tramite Passepartout, ma acquistando per vostro conto un dominio presso alcuni dei registrar più accreditati, tra cui Aruba, eccetera, eccetera, e quindi un dominio di proprietà da associare poi al sito. La procedura è semplicissima, vi basta aprire una segnalazione o al vostro partner o a noi per portarla appunto a buon fine e quindi per cambiare tranquillamente l'URL del vostro sito con estrema facilità. Quindi se non vi piace il punto password non ci sono assolutamente problemi. Tutti i nostri siti nascono con punto password e punto it. Se era questa la domanda inerente, qual è la directory per accedere al sito? Buon pomeriggio, buona serata, grazie a tutti per la cortesia e al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.